Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della 24esima settimana del tempo ordinario, oggi anche memoria dei santi martiri coreani. Beh, la prima lettura tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, il desiderio di Paolo di visitare la comunità di Efeso e pertanto scrive a Timoteo: se dovessi tardare, voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Paolo qui c'è in mente quelle che sono le colonne del tempo e quindi la solidità, la chiesa, l'incontro, diciamo, della vita liturgica, per mezzo della vita liturgica, l'incontro che avviene con Cristo e la solidità della propria fede. E quindi chi è realmente Gesù? E Paolo lo esplicita in queste tappe essenziali della vita del Cristo. Fu manifestato in carne umana, riconosciuto giusto nello spirito, fu visto dagli angeli, annunciato fra le genti, fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. Chi annunciamo è Cristo crocifisso, chi incontriamo è Cristo Signore, che rendendoci tutti fratelli e figli del Padre, viviamo allora all'interno della comunità, ma è Lui. È vero che tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, però è vero che questa comunità si fonda sulla pietra angolare che è Cristo Signore. E allora ecco che il brano del Vangelo di oggi, quello tratto dal capitolo 7 di Luca, dal versetto 31 al versetto 35, presenta la caratteristica di un Gesù che parla un po' di questa generazione, una generazione un po' capricciosa, perché c'è l'austerità di Giovanni che non è stata accolta, e la condiscendenza anche di Gesù che non è stata accolta, un po' come quei bambini capricciosi. E allora Gesù, visto che non vi sta bene mai nulla, avete criticato Giovanni, avete criticato me, per condannare l'indifferenza di chi rimane insensibile al messaggio cristiano, e allora Gesù dice: siete come quei bambini che seduti in piazza gridano gli uni gli altri in questo modo. L'uno è contrario anche dell'altro. Però è vero che alla sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli, cioè il messaggio di Cristo fa breccia anche nel cuore delle persone, non si può fermare. Come non si poteva fermare quello che è la propagazione del cristianesimo nella terra coreana. Siamo nel 1800, quando per mezzo di un gruppo di laici dei missionari riescono ad arrivare in terra coreana. E quindi c'è una evangelizzazione che permette alla Chiesa di crescere sempre di più, ma nello stesso tempo venne perseguitata nelle persecuzioni degli anni 1839, 1846, 1866, 1867. In queste persecuzioni furono uccisi 103 persone, fra cui tre vescovi e sette sacerdoti, e spiccano in maniera particolare i santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, quindi il primo sacerdote della terra coreana, e Paolo Chong Ah-sang, un laico, e tutti i compagni martiri di questa terra. Ecco, allora mi pongo una domanda: quanto, ecco, sia importante l'incontro con il Signore, di un incontro che non mi mette la paura di portarlo agli altri, ma nello stesso tempo di andare incontro a quella che è la persecuzione, senza per nulla dubitare della tenerezza di Dio e dell'accompagnamento di Dio nel cammino della vita. E allora il versetto al Vangelo ci aiuta un po' in questo senso, perché ecco, ascoltiamo proprio così: le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. E su questa parola si fonda il coraggio e il martirio di questi santi coreani. Bene, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.